Una festa per Cartamago, ma anche un'occasione per fare il punto sul trasporto pubblico locale. È questo il senso dell'incontro tra 500 titolari di Cartamago e l'amministrazione, che si è tenuto il 10 settembre nel cortile di Palazzo Medici. Cartamago è un'agevolazione rivolta a 1500 ultra 65enni che permette un risparmio di 140 euro sull'abbonamento annuale ATA. Nel ringraziare i cittadini di aver preso parte all'iniziativa ideata dalla provincia, il presidente Renzi ha lanciato anche la campagna di ascolto per il nuovo piano del trasporto pubblico locale. Troppo spesso noi politici su questo si sta un pochino troppo nei nostri palazzi e un pochino poco alle fermate dell'autobus, dove i cittadini invece ci stanno parecchio. Vorrei dire ci stanno un po' troppo. Proponiamo di ascoltare ciò che la gente c'ha da dire. Le nuove linee non devono nascere nel palazzo, ma devono nascere agli incroci, nelle strade. Noi stiamo lavorando al nuovo bacino, al nuovo piano di rete e vorremmo partire quanto prima con tutta una serie di consultazioni rivolte sia a tutti gli utenti, a tutte le persone, a tutta la gente, a tutto il mondo delle persone che usano l'autobus, ma anche a tutte le associazioni, agli amministratori. Quindi metteremo in piedi un calendario molto ricco, un calendario che si protrarrà per diversi mesi e con i quali ci confronteremo su quella che è la nostra idea del nuovo piano di rete per la prossima gara. Le agevolazioni di Cartamago hanno richiesto un investimento di 210.000 euro da parte della provincia di Firenze. 100.000 euro derivano dalle penali pagate nel 2007 da ATAF per ritardi e irregolarità nel servizio. 110.000 euro sono stati stanziati dall'amministrazione stessa. Soddisfazione è stata espressa dai tanti anziani che hanno avuto l'abbonamento a prezzo scontato. A me quella Cartamago mi va benissimo perché io non adopero tanto l'autobus, però quando io ci monto non voglio andare, c'è un posto a sedere, mi ci metto, non posso andare a cercare a pittimprare, è per questo a una certa età si ha bisogno di qualche comodità. Sia la Fato che la Mago per me sono un dono di Dio. Perché io da sera l'adopro, il pomeriggio fa delle volontariato dalle parti di Careggisi che a me la mi ci vuole veramente. I vantaggi sono che io per prendere il tram 4 volte in un giorno spendo 4,50 euro. Qui mi viene 12 euro al mese e io posso viaggiare quanto voglio.